Bene ragazzi, bentornati in questo nuovo video su Melagodo. Scusate il ritardo per la prima semifinale, però come sapete o come se non lo sapete ve lo spiego, siamo andati a Jesolo per un evento, ora siamo in Calabria per un altro evento, c'è cioè un altro evento per passare qualche giorno un po' così tra il relax e il lavoro e quindi non ho avuto tanto tempo per editare questo video, però ve lo porto meglio tardi che mai e oggi signori vedremo la prima semifinale tra me e Yoman, quindi tra Portogallo e Galles. Prima di vedere la semifinale tra me e Yoman vedremo anche l'altro quarto di finale, l'ultimo che mancava tra Johnny e Gabbo. In questo video vedrete anche la partita di Johnny e Gabbo perché ci sono stati dei piccoli problemi tecnici con la webcam, cioè Johnny se l'è persa e l'unico modo per far vedere un video decente era farvelo vedere prima della semifinale. Quindi spero che il video vi piaccia. Mi raccomando, signori, vi lascio prima al video di Johnny e Gabbo e poi alla semifinale tra me e io. Ok, vediamo subito come inizia questa grandissima partita tra Inghilterra e Francia, subito con Kane, incredibile, l'uragano passa attraverso Miller in palli e segna l'1-0 al secondo minuto e 48, quindi Johnny subito in difficoltà, un Johnny con una Francia splendente, con Giroud prova a riattaccare con Griezmann, ancora entra in aria, Griezmann viene fermato benissimo, ma è la partita dei rimpalli, Griezmann 1-1 dopo 4 minuti e 27, incredibile, una partita che parte subito col botto, ma Gabbo non si arrende, quindi al settimo minuto, che bordata incredibile. Under the 7, sotto al 7, leva la ragnatela. Spider-Man è geloso, signori. Spider-Man è geloso per questa ragnatela tolta da Gabbo. E allora siamo 2-1. Siamo passati subito al 45esimo con Lallana che entra in aria, vediamo cosa fa. Rientra, non rientra. Un gol orribile, ma 3-1 per Gabbo. Un Johnny in difficoltà, un Johnny in difficoltà che non è stato in grado di fermare la corazzata inglese che sta per volare nella semifinale, ma non è finita. Il secondo tempo inizia al 49esimo, passa attraverso tutti 4-1. Un dominio di Gabbo di Squared, un Johnny veramente umiliato, ma che non si arrende. Con Pogba che ne smarca 2, entra in aria. Pogba, Pogboom, incredibile. 4-2 al 66esimo, ma purtroppo, signori, la partita finisce qui con il 4-2 di Gabbo di Squared che vola in semifinale. Allora, Yoman, hai intenzione di fare un tiro come contro Zamp? Sì, e di vincere al 94esimo. Con un gol di mano? Dov'è Cristianito? Sì, Come on, vabbè. Io c'ho come on. Chester, però, su È già entrato. CR7. No, era già in porta. Già ho visto il rovesciato, gira gol sotto al 7. Vai, ripartiamo. Ronaldino. No, No! ciao, bello, ci si vede, Ronaldo. No, 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 Ronaldo. no. Eeeh! Ronaldo. No, 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 no. Ragazzi, piano, eh. In amicizia, Matteo, in Turbo amicizia. diesel. Danny Battle ancora. Ancora per Thiago Motta. Ancora Thiago Motta, incredibile. Vedi ancora Danny Battle? Danny No. Battle, incredibile. Danny Battle? No. Danny Battle? Danny Battle! Che gol incredibile! C'ho il Galles, Incredibile, Matteo, c'ho Danny il Galles, Battle! dai. Incredibile! Porca troia. Incredibile! Grande skill di Danny Battle, grande skill! È lui, eh. 1-0. Poteva passarla a Ronaldo, ma ha detto Ronaldo no. Grande così, allora ricominciamo dal portiere, poi. Sì! No! No! Sì! Dai! Ah sì! Ah no! No, però, Dai, mo ragazzi. spiegami che era successo! No, l'ha toccata. Non l'ha No, toccata, sei tu neanche. che sei una pippa. Ma cosa? Dai, prendi la palla e passa a Ronaldo. Vai. No, vabbè, se iniziamo a Corri. saltare. No. Corri. No, ragazzi, la vedo dura. Corri. La vedo dura adesso. È un problema. Questo è un problema grave. Questo. No, 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 Ronaldo. no, no, no. No, No. no, no, non ci credo mai. Non ci credo. No, non ci credo mai. Rigore. Ok, ma che Ma come? M'hai rigore? ucciso. Guarda, go. No. No, lì in mezzo, no. No, lì in mezzo, no. Tira. Tira. Madonna, che gol incredibile del 2-0 al 45esimo. Non è script. Non provare a dirlo. Non provare a dirlo perché c'è stata della qualità in tutto questo. Sì. Non Sì, era, sì, non è sì. script assolutamente. Il gioco non ha deciso Assolutamente. che dovevo segnare con Bani Alves. Vedi, è lui. Dani Alves, addirittura. Ancora Ronaldo, incredibile. Ronaldo per il 3-0 che potrebbe chiudere la partita così. No. What a Portugal. No, era 3-0, vedi. Dai, ho fatto due tiri in porta, hai fatto, dai. Vabbè, però sono stati due tiri belli. Due tiri Mi ti importanti. riportavo, ho avuto anch'io le mie occasioni, nonostante giochi con Box, che c'ha quei 58 di agilità che non aiutano, No, diciamo. però lui comunque ci crede. Guarda come gioca tutto di prima il Lelox. Guardalo, 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 guardalo che vuole entrare in porta. Porca troia. È uguale. Ucciso. Guarda, 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 mo fa il gol della merda. No! Quarantottesimo! Era l'unico modo anche per segnare, perché se provavo a rientrare sul destro, sai quelli del terzo anello come iniziavano ad avere paura. Dai Ronaldo, che puttana ancora più di Ronaldo. Vai Danny, dai resisti. Sì, no, ma tanto, c'è il Capitano America. Dai! Sì, La Madonna, e la No! Madonna, staccami la gamba, staccamela, dai staccamela. Signori, è arrivato il momento, Graziano Simone Pellè. Zaza. C'è il Graziano Pellè in te. Fuori. Portogallo di casa 3-0. Che merda di uomo. Che
qualcosa. Secondo me non era rigore, però. Era, cioè, io sono andato sulla palla. Giudicheranno i posteri. Chiamo gli avvocati. Vediamo gli avvocati. Poi vediamo come la vedi. Sì! No! Ma vaffanculo. Ma intanto il Portogallo riparte alla ricerca del 4-0. Come gioca sul velluto questo Portugal. Vox con la leggerezza di un abitante della casa di riposo. E poi lo falcia da dietro prendendosi il rosso. Falla in attacco. Il Gales che si sente adesso un po' umiliato. Ah, ma io mi sono dimenticato di mettere ultra difensiva fin dall'inizio. Per quello che ho sofferto. Problema. Sì. Ah, poi questo disinteresse totale sul pallone mi piace. Ah, però cambi di gioco. Come on, Danny. Vai, Danny, tutti i pezzi. Mortacci, fallo. Non mi fischia niente sto arbitro. Oh. Ma dimmi che non era fallo. Ah. Bah, no, tranquillo, si è lanciato tranquillo. Da solo. Voluto. Ci arriva Thor. Anticipo. Ah. Ah. Si gira. Sì, però, ragazzi, c'è il Gales, c'ha una sfiga puttana, proprio, dai. Sfiga atomica per il Gales. Sfiga atomica per il Gales. Si gira ancora malissimo. Guarda come ti fermo tutti i giocatori, incredibile. Con porco dio, ci sono degli stop che, cazzo, non so, Mara Veniera, la stessa tecnica. No, dai. Attenzione, ha cercato anche di avvertire. Gales che sta per venire eliminato da questo Portogallo incredibile, che però non vuole subire gol adesso, in questo momento, non ci credo, non è vero, l'hai sbagliato. Ma dai, vabbè, pure Bay fa quegli stop lì, cazzo è. Ah, signori, bello. Va a finire qui 3-0, un 3-0 molto meritato, dai. Allora, se non posso... hai avuto occasioni lampanti. No, vabbè, ho avuto le mie occasioni, che avrei avuto solo quelle nel corso del match. Con questo tridente fortissimo, che però non sono riuscito a sfruttare a dovere. Se posso dire una cosa, Matteo, me la fai dire? Sono da una parte dispiaciuto perché sono stato eliminato da questo torneo, ma sono anche molto contento che non dovrò più giocare con questa merda di squadra. E un saluto a Zav, che è stato battuto da Vox e compagni. Comunque, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Avete visto anche la partita di Gabbo prima di questa con gli highlights. Noi sentiamo la prossima. Io sono in finale. Vi spiegherò tutto bene nell'outro, quindi bella. Bella, ragazzi, ciao da Zampetti, bella. Non credo. Ok, signori, come avete visto, ho vinto io contro Yoman. Il Portogallo è arrivato in finale dopo aver battuto anche la Polonia nel turno precedente, e ci sarà la finalissima fra qualche giorno, dopo la seconda semifinale tra Ron e Gabbo, e chi vincerà si scontrerà contro l'incredibile Portogallo. Spero che il video vi sia piaciuto, ricordate di lasciare un bel like, un commento, e scrivetemi sotto nei commenti chi tifate per la vittoria finale.